5, parliamo di innovazione. Spesso trattiamo temi che hanno a che fare con l'innovazione nella tecnologia, cioè quanto sono cambiate le nostre vite, quanto è importante giorno d'oggi avere un buon rapporto con la tecnologia e quanto ormai non possiamo fare a meno. Infatti siamo stati davvero felici di essere chiamate per condurre questo incontro, perché sia nella nostra vita privata sia al lavoro io e Chris cerchiamo di utilizzare la tecnologia in modo che include tutte le parti della nostra vita. Infatti noi crediamo che la tecnologia non deve essere invadente, bensì coinvolgente, dovrebbe procurare una sensation. È proprio questo che fa Asus. Ha creato una gamma di prodotti che riesce a colmare il gap tra le mille funzionalità che ci vengono offerte e poi anche quelle che noi richiediamo dai nostri dispositivi, con quell'atto umano che a volte viene anche un po' perso quando la tecnologia è molto performante. Oggi vi presentiamo le novità high tech, quelle che comunque mettono l'accento anche sulla personalizzazione, di modo che possiamo vivere queste tecnologie insieme alla nostra famiglia, ai nostri amici, utilizzarlo al lavoro, con i nostri hobby, mentre giochiamo. Zensation non è un nome che è stato scelto a caso, non è una trovata pubblicitaria, bensì è il mood con cui Asus osserva i cambiamenti nel rapporto tra macchina, uomo e donna. Va oltre le necessità, cioè progetta innovazione e le rende affascinante, glamour, amica e nello stesso tempo sensational. Ma io credo che abbiamo già detto troppo, quindi invitiamo sul palco Fabio! Benvenuto! Ci vediamo? Facciamo un po' la situazione in salotto. Buonasera a tutti, benvenuti. Fabio, iniziamo subito con un gioco. Immaginazione. Immagina che io sono un alieno. Okay. Che io non è così difficile. Scusi. Immagina che io sono un alieno, una persona di un altro pianeta che non ha mai conosciuto Asus. Come puoi aiutarmi a comprendere le dimensioni e il ruolo che ricopre nel mercato? Ok, allora, Asus è un'azienda taiwanese, in prima istanza molto giovane, è stata fondata circa 25 anni fa, quindi poco più che teenager, come spesso accade nelle favole della tecnologia, a quattro persone in uno scantinato. E a 25 anni di distanza è un'azienda che ha come fatturato anno circa 15 miliardi di dollari in tutto il mondo, impiega 16.000 dipendenti, solo che tengono cura del brand Asus, non per la parte di produzione, di cui circa 5.000, anzi quindi 5.000 sono solo di ricerca e sviluppo, proprio perché Asus ha un DNA di ricerca e sviluppo della tecnologia molto molto forte. In questi 25 anni Asus è entrata in molti mercati, primo tra tutti quello della componentistica e delle motherboard, e poi nel tempo, una decina di anni fa nel segmento dei notebook, 4 anni fa nel mondo dei tablet, lo scorso anno nel mondo dei telefoni, tutte con grande soddisfazione e successo per noi e per la soddisfazione degli utenti finali. Sembri preparato, Fabio, io so che voi di Asus non osate avvantarvi dei vostri grandi successi, della vostra reputazione incredibile, cioè nel convincere, cioè con i fatti concreti, no? Sì. Però se mi permetti, mi piacerebbe dare un piccolo elenco, anzi un grande elenco dei vostri incredibili successi che hanno reso Asus veramente originale. Allora, però forse facciamo una cosa migliore, cioè facciamo una cosa, sempre un gioco, come hai fatto la prima, ci stai anche tu? Io ci sto. Un gioco, un quiz, che così noi possiamo testare le tue capacità, delle tue conoscenze, diciamo. Sono i miei capi qua, sbaglio. Allora, gioco di true or false. True. Very false. Allora, in Italia, Asus è numero uno nei notebook e nelle motherboard. Vero, secondo i dati di mercato sia recenti che storici per quanto riguarda le motherboard, Asus ha raggiunto la prima posizione nel mercato italiano e addirittura per le motherboard, che è uno dei nostri componenti storici, circa 2 prodotti su 3 PC del mercato italiano sono assemblati con un nostro componente Asus all'interno.
bravo, bravo, Fabio. Okay. Prima domanda andata. Allora, Asus è il numero 2 dei tablet. Anche in questo caso vero, magari anche come detto tu, cerchiamo di non fare troppo mostra del risultato, quindi non citiamo market share, però è un dato oggettivo riportato da società terze che il nostro prodotto è il secondo per gradimento e per quantità di prodotti acquistati nel segmento tablet italiano. Andando veramente bene, ok. Asus è il numero 3 nei desktop. Anche questo è vero. Asus è entrata nel mondo del desktop da poco, nonostante sia un prodotto da molti considerato vecchio, prima eravamo solo i produttori di tutti i componenti del desktop, da qualche tempo abbiamo deciso di costruirne i nostri completamente brandizzati Asus e, come abbiamo detto, riscuotono un grande successo, siamo saliti sul podio. Fabio, anche questo era vero. Asus ha appena creato una nuova aspirapolvere. No. Penso di no, se tu sai qualcosa che io non so. Era falso, bravissimo. Asus sono i primi a lanciare trasformabile 2 e 1. Assolutamente sì, Asus ha creato sia nel mondo Android che nel mondo Windows i primi prodotti 2 in 1 con la linea Transformer, in questo momento va molto bene il Transformer T100 e non solo siamo stati i primi a introdurre sul mercato, ma sono ad oggi quelli che nel mondo si diventano di più. Complimenti Fabio, hai vinto. Hai passato questa parte del test, ma io ti chiedo, con l'effettiva contrazione del mercato, sì, come fa Asus a resistere al contempo rimanere creativo e a crescere? Ecco, una cosa molto importante, è vero, vediamo che nei segmenti dell'information technology, dove siamo noi, molti dei comparti sono in fase, si stanno consolidando i mercati. Abbiamo detto che Asus continua a investire, questo è sicuramente uno dei modi per andare avanti e riuscire a fare sempre meglio. Prima abbiamo citato che Asus ha circa più di 5.000 ingegneri nei propri effettivi e questo perché cerchiamo di sviluppare e cercare sempre le migliori tecnologie da dare agli utenti finali. Qualche anno fa si è reso conto che non era abbastanza semplicemente creare il miglior prodotto tecnologico e è stato deciso di creare un team dedicato al design, quindi per dare anche all'estetica un'accezione molto forte dei connotati distintivi. È stato creato un design center dentro il nostro headquarter internazionale con 200 designer che lavorano a stretto contatto con gli altri 5.000, quindi il primo lavoro che dovevano fare era mettere in una scatola molto bella i prodotti fantastici che venivano creati. Sì, ci siamo spinti oltre e questo per noi si chiama design thinking. Questo design thinking è stato spostato ancora su con l'asticella e abbiamo creato una famiglia di prodotti che si chiama Zen, che per noi rappresentano l'eccellenza, quindi gli ingegneri e il design team lavorano fin dall'inizio per capire quelle che sono le esigenze degli utenti finali e come progettare internamente il prodotto per renderlo perfetto di fuori. Ed ecco, oggi annunciamo che un nuovo arrivato della famiglia Zen, appunto, che sono gli Zen. E quindi stasera concretamente che cosa ci hai portato? Oggi vi ho portato tutta la nuova famiglia degli Zenpad, ma penso che se vi faccio vedere il video è meglio che parlare a voce. Cosa conta davvero? Cammini con lo sguardo incollato allo schermo, immerso in milioni di cose e parole. Sei dentro un universo in movimento, lontano dalla realtà, ma pronto a superare i tuoi limiti, ogni singolo istante. Prendi fiato. Sei tu a stabilire cosa vale. La libertà di esprimere il tuo stile. O di ascoltare la musica preferita che scatena le tue passioni. Le relazioni autentiche. E il tempo che dedichi a ciò che conta. Esprimiti cosa vale davvero per te. Asus Zenpad, il primo tablet personalizzabile al mondo. Value on your terms. Asus. Wow, quante cose belle abbiamo visto in questo video, però io vorrei sapere molto di più su questi prodotti nuovi, quindi direi che chiamiamo sul palco il product manager, possiamo? Luca! Ciao! Eccolo! Ciao ragazzi, ciao!
Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie di essere intervenuti in questo numeroso a questo evento. Tu sai che adesso ti faremo mille domande di modo che tutti quanti qui possano fare wow, come abbiamo fatto noi quando ci hai fatto vedere per la prima volta il prodotto. Sono pronto. Sei pronto? Sì. Cominciamo dalla prima domanda. La prima tu. Quanti modelli e in che cosa si differenziano? La nuova linea Zenpad è una linea assolutamente completa che va incontro a tutti i bisogni dell'utente finale. Si differenziano per il pollicciaccio, abbiamo infatti 7 pollici, 8 pollici, 10 pollici e per configurazione. Sensational, Zenpad, per quale motivo la parola Zen? Beh, ci sono tanti motivi, me ne vengono principalmente in mente due, giusto per introdurre la line-up del discorso. Innanzitutto il design, un design davvero accattivante, ricercato, così come le forme per massimizzare l'ergonomicità dei prodotti e anche i materiali. Una volta accolto e colta l'attenzione dell'utente finale sul design, un altro elemento davvero importante e fondamentale è la qualità dello schermo. E qui ASUS ha fatto un lavoro davvero eccezionale. Abbiamo una tecnologia proprietaria, questa tecnologia si chiama Visual Master, che con la nuova linea Zenpad è stata ulteriormente arricchita. È stata ulteriormente arricchita attraverso un'altra tecnologia, ASUS True to Life. ASUS True to Life significa dare all'utente finale una qualità visiva e un'esperienza visiva davvero eccezionale. Creando immagini, fotografie con una nitidezza, una luminosità, un contrasto davvero reale, così come per quanto riguarda le immagini. Hai qualche domanda per fare? Assolutamente sì. Allora, Luca, parliamoci chiaro. Allora, perché dovrei scegliere io lo Zenpad anziché un altro? Cioè, è veramente il tablet migliore? Senza dubbio è sicuramente il miglior tablet. Mi piace questa risposta. Okay. Provate a pensare che con questa lineup abbiamo introdotto il primo tablet con 4 GB di RAM, con uno schermo con una risoluzione fino a 2K e con dei processori quad core Intel da 64 GB, proprio perché il cuore pulsante del tablet possa esprimere al massimo le funzionalità dello stesso. Allora, un'altra domanda. Vorrei sapere 3 buoni motivi per cui una DJ, mamma e donna, come io e Chris, dovremmo trovarli perfetti. Mi cogli preparato anche su questa domanda, perché questo è proprio il tablet che va bene per tutti. Che cosa significa? Voi siete DJ, sì. Quindi DJ, ma tutte le persone che sono in movimento vogliono avere un'esperienza audio davvero eccellente. E anche qui abbiamo arricchito i tablet con abbiamo già un'altra tecnologia proprietaria, Sonic Master. È stata arricchita in maniera molto significativa con una tecnologia chiamata Premium Sound DTHD. Che cosa significa? Che gli Zenpad sono i primi tablet al mondo che riescono a fornire una qualità di suono cinematografica. Sia che tu ascolti musica, che ti guardi un video su YouTube, che guardi un filmato. Questo è davvero molto molto importante. Questo è davvero un wow. Quindi se volete tutti insieme fare un bel wow. Allora, quindi poi, essendo mamme, oppure prima parlare? Per le mamme, allora, per le mamme, ancora prima che per le mamme, per gli utenti, per tutti gli utenti. Per le donne. Ok. ASUS ha dotato di Zenpad di un'interfaccia utente chiamata ZenWire. Questa è un'interfaccia che arricchisce dal punto di vista software in maniera davvero decisiva il prodotto tecnologico, perché è customizzabile in mille modi. E all'interno di questa interfaccia la mamma trova uno strumento perfetto per governare i bambini, che quando gli chiedi una cosa ti dicono sempre sì, ma fanno quello che vogliono. Cioè c'è un'interfaccia all'interno di ZenWire che permette non solo
di selezionare gli ambiti, dunque i siti piuttosto che gli ambiti nei quali far, come dire, giocare il bambino con questo strumento tecnologico, ma addirittura permette di temporizzare. Mettiamo il limite. Mettete un limite. Così il tuo bambino, quando tu lo chiami per dirgli che è pronta la pappa, non potrà mentirti, arriverà immediatamente. Scatti il tempo. Esatto. Sei contento della risposta? Sono contento della risposta, grazie Luca. Per chi come me è patito di accessori, volevo sapere quali sono quelle sulle quali puntare nell'utente. In questo caso sugli accessori diamo il meglio di noi, proprio. La linea di Zenpad è stata studiata per essere completamente customizzabile, con una linea di accessori completa. Abbiamo più di 140 tipologie di customizzazioni possibili. In particolar modo abbiamo cercato di customizzare la parte posteriore rendendola versatile in più funzioni. Quindi abbiamo la Zen Case, che semplicemente permette di avere il tablet del colore che vogliamo, c'è un'altra scelta. Abbiamo la tree cover, che è una cover che permette di proteggere lo schermo quando è chiusa, oppure se è piegata su se stessa di fargli da stand. Abbiamo, per le persone più esigenti che vogliono portare magari il tablet con sé anche la sera, la Zen Clutch, che è una custodia molto elegante in due colorazioni, che la trasforma quasi in una pochette digitale. Poi per chi? E tutte queste si attaccano alla parte posteriore e sono intercambiabili. Così come abbiamo la Zen Power, che in modo di fare un lungo viaggio, non sa dove ricaricarlo, semplicemente aggiunge questa cover sulla parte posteriore, dando fino a 15 ore di autonomia del tablet stesso. L'ultima cover di cui ti voglio parlare, secondo me è fantastica, si chiama Audio Cover, quindi copre sia lo schermo, è uno stand, ma all'interno ha una soundbar Dolby Surround con 6 casse integrate. Quindi è vero che abbiamo già l'audio DTS, ma per i più esigenti, quando dobbiamo tirare sul volume, l'audio cover è sicuramente fantastica. Ma insomma, allora, ma ci fate vedere? Allora, ti farò di più, vi farò vedere come si indossa le nostre tablet. Ok. Veramente. E ora? Thank you.
Tutti i prodotti sono belli, tecnologicamente avanzati, ma Asus annuncia sul mercato italiano anche dei servizi particolari agli utenti finali. Annunciamo oggi per i tablet Zenker Plus. Ah, vuol dire, l'utente finale compra il proprio tablet, lo registra entro 15 giorni. Se per caso si dovesse guastare nel primo anno di vita, Asus glielo ripara normalmente, gli rimanda il prodotto riparato, ma anche tutti i soldi che ha speso per comprare il prodotto stesso. Sediamoci un attimo, cioè, perché seriamente. È bello se dovesse guastare, però dobbiamo dirti una cosa. È stato colpa nostra. Anche in questo caso non c'è da preoccuparsi. La Zenker Plus copre, oltre al lavorato caso di danno naturale al prodotto, anche un danno accidentale. Cosa vuol dire? Sempre il primo anno di vita, se l'utente finale ha acquistato il prodotto, un danno lo copriamo noi, quindi lo spedisce e gliene rimandiamo dietro uguale e nuovo. Però poi basta, eh. Cioè, però non sembra vero. Molto zen. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo visto adesso con la sfilata, con i video che sono bellissimi e anche molto glamour. Sì. Ma è un glamour zen, non un glamour, diciamo, superficiale. Hanno funzionalità che li rendono device perfetti per intrattenersi e per connettersi in qualunque momento. Sono il massimo della personalizzazione sia nelle funzioni che nelle applicazioni. Cosa molto importante, non si graffino con tutte le cose che teniamo nelle borse. E in più sono pieni di accessori irrinunciabili. E trovo incluso tutto questo? Assolutamente sì, ma molto di più. Asus, proprio per il mercato italiano, ha studiato per i propri utenti un value pack, dove abbiamo già visto la parte relativa al Zenker Plus, quindi l'utente che registra il prodotto. Però abbiamo stretto altri accordi, uno molto fondamentale con uno dei principali operatori telefonici italiani, che è Tre, che prevede la possibilità agli utenti che comprano un tablet connesso di trovare all'interno della confezione un coupon con un voucher. L'utente finale può comprare il prodotto da qualsiasi punto vendita. Andando presso uno dei punti vendita a Tre, potrà attivare una promozione esclusiva, studiata solo da Tre e da Asus, per cui con 39 euro avrà per 12 mesi internet LTE a 3 euro al mese. Scusate, a 3 giga al mese. A 39 euro all'anno. Esatto. E poi c'è qualcos'altro? E poi? Per arricchire i nostri Zenpad abbiamo stretto altri accordi, ad esempio con due importanti partner come Copo e come Trust. Questo permetterà all'utente di poter avere gratuitamente un abbonamento a migliori libri piuttosto che a delle riviste. Manca la televisione. I nostri prodotti della precedente versione Compale Mimopad erano certificati per SkyGo. Anche in questo caso siamo in fase di test con il nostro partner, con tutta la famiglia del Zenpad. Un prodotto è già stato certificato, lo Zenpad 8, per cui sullo Zenpad 8, coloro che hanno già l'abbonamento Sky da mano potranno usufruire di SkyGo gratuitamente scaricando l'app già a sospensione. Ok, e dopo tutto questo, se mi posso permettere, nel nome della trasparenza possiamo parlare di una cosa molto importante, ovvero i prezzi. Beh, prezzi, allora, noi dobbiamo parlare di valore, cerchiamo di trasferire agli utenti finali un grande valore sia nel prodotto che nei servizi aggiuntivi. Per nostra filosofia, però, il tutto deve essere alla portata dell'utente e non deve essere troppo esoso, quindi il prezzo deve essere contenuto. Per questo motivo la Line Up, che sta già arrivando sul mercato, è disponibile da domani, parte dai 149 euro di inclusa per i 7 pollici col wifi fino al top di gamma a 299 con tutto quello che ci siamo raccontati prima. Fantastico! Quindi il Zenpad è disponibile da domani. Da domani? Adesso i prezzi. Buonissimi. Adesso apriremo le tende e da un lato potete provare a vedere tutti i prodotti e provare questa sensation. Stasera dall'altro lato possiamo
condividere. Anche spizzicare qualcosina, perché è venuto a te.